Eder. Mech. Pallister. La piccola località di Montefiorino è stata scossa dalla misteriosa scomparsa di Daniela Ruggi, una giovane di 31 anni, avvenuta il 18 settembre. Da quel giorno, non si hanno più notizie di lei e la situazione ha portato la Procura di Modena ad aprire un fascicolo contro ignoti, ipotizzando il reato di sequestro di persona. Daniela era tornata a casa dopo un accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Sassuolo. Secondo le informazioni, è stata l'ambulanza a riportarla nella sua abitazione di Vitriola di Montefiorino. Una volta chiusa la porta dietro di sé, è sparita nel nulla. Era nota per la sua abitudine di isolarsi, di tanto in tanto non dava notizie di sé, dedicandosi a lunghe passeggiate o rimanendo chiusa in casa. Nonostante ciò, il suo silenzio prolungato non ha destato preoccupazione immediata tra amici e conoscenti, fino a quando un assistente sociale, responsabile del suo caso, ha contattato il sindaco per chiedere informazioni sulla ragazza. La Procura di Modena ha avviato un'indagine, e per ora le indagini sono condotte dai carabinieri dei nuclei investigativi di Modena e Pavullo. Le ricerche si sono concentrate in diverse zone boschive e aree circostanti Montefiorino, in particolare nei pressi dell'abitazione di Daniela. Inoltre, la sua casa è stata messa sotto sequestro dopo alcuni sopralluoghi condotti dalle forze dell'ordine. Il sindaco Maurizio Paladini ha confermato che ha presentato denuncia di scomparsa dopo essere stato allertato dall'assistente sociale riguardo l'assenza prolungata della giovane. Daniela viveva da sola, mentre la sua famiglia risiede a Prignano. È emerso che Daniela conduceva una vita caratterizzata da solitudine e dissidi familiari. La sua vita non è stata facile, il padre è venuto a mancare tempo fa e, secondo i residenti, la giovane era spesso isolata. Pur essendo abituata a fare brevi viaggi e passeggiate, la scomparsa improvvisa ha suscitato preoccupazione. Le autorità stanno ora concentrando le loro indagini sugli spostamenti di Daniela il giorno della sua scomparsa e su eventuali avvistamenti nei giorni successivi. Le indagini si stanno avvalendo anche del controllo delle telecamere di sicurezza situate nella zona, per cercare di ricostruire gli ultimi movimenti di Daniela. Tuttavia, sembra che non sia possibile ottenere informazioni sui suoi spostamenti il giorno della visita al pronto soccorso. Poiché le registrazioni dell'ospedale non sarebbero state acquisite in tempo utile a causa di un ritardo nella denuncia di scomparsa, questo aspetto aggiunge un ulteriore strato di complessità al già intricato mistero. Attualmente, la scomparsa di Daniela Ruggi rimane un enigma. Le autorità continuano a lavorare per raccogliere nuove informazioni e indizi che possano portare a una risoluzione del caso. La comunità di Montefiorino è in attesa di sviluppi, mentre la famiglia e gli amici di Daniela sperano in un esito positivo. La situazione è un triste promemoria della vulnerabilità della vita umana e dell'importanza di mantenere i legami con gli altri, specialmente in momenti di difficoltà. La scomparsa di Daniela Ruggi ricorda molto quella di Greta Spreafico. Viene fatta passare per pazza, ma dei testimoni dicono che tanto pazza non è, era solo una tipa un po' solitaria e un po' timida. Lei voleva occupare una casa che a quanto pare apparteneva ormai al fratello e alla sorella e probabilmente bisogna indagare anche questa pista perché i vicini o amici del paese dicono che c'erano litigi continui in famiglia. Quindi che sia un discorso di eredità è sicuramente qualcosa che va appurato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.